Ascolto del territorio, attività quotidiana e vicinanza al cittadino sono il segno tangibile della presenza dei carabinieri. In occasione della festa dell'arma che si è tornata a celebrare con il pubblico dopo 2 anni di pandemia, si rinnova il legame tra carabinieri e Abruzzo e Molise. Un legame che ha più di 2 secoli alle spalle, da quando cioè nel 1861 venne istituita l'ottava legione di Chieti. 288 sono oggi i comuni abruzzesi che vedono la presenza delle stazioni territoriali e per 208 di loro queste rappresentano l'unico presidio di polizia. Una vicinanza al cittadino che si traduce in numeri significativi, 32.000 i reati perseguiti in un anno dall'arma. Certamente l'Abruzzo e Molise hanno delle caratteristiche particolari, sono delle aree urbane più grandi, ci sono anche delle aree rurali. In ogni caso sono i reati contro il patrimonio e anche quelli che hanno a che fare con lo spaccio, la detenzione dello spaccio e lo spazio stupefacenti, quelli su cui rivolgiamo la maggiore attenzione. Tanti i riconoscimenti ai militari in servizio consegnati oggi dalle autorità presenti quale segno di riconoscenza per il servizio svolto. Il lavoro è quotidiano, è intenso, molte volte non è facilmente quantificabile in numeri perché si esprime nel quotidiano, però quando riusciamo a dare anche un riconoscimento questo credo che sia una gratificazione per tutti. Anniversario numero 208 per l'Arma dei Carabinieri che oggi si festeggia qui nella caserma Rebeggiani di Chieti appunto. Generale, le forze che avete messo in campo per la pandemia sono state significative e decisive per l'Abruzzo e il Molise che ha rappresentato anche un unicum. Sì, intanto grazie davvero per la vostra attenzione sempre, perché questo ci ha consentito di poter essere vicini alla gente. Ha ragione, i carabinieri di Abruzzo e Molise sono stati gli unici in Italia a doversi interfacciare per quanto riguarda le esigenze della pandemia. Abbiamo iniziato con i tamponi, con i drive-thru, andando a competere quasi il 12% giornaliero di tamponi nell'ambito regionale, pur lavorando su un'unica provincia. Parliamo di oltre 100.000 tamponi e abbiamo operato le vaccinazioni per i più deboli e di questo andiamo molto fieri, perché noi ci siamo fatti le RSA, gli anziani, i piccoli comuni dove l'età media è molto elevata, e anche qui abbiamo raggiunto oltre 40.000 vaccinazioni. Voi considerate che in Abruzzo e Molise l'arma è stato l'unico caso in Italia in cui l'arma era responsabile degli assetti di sostegno sanitario che la difesa ha reso disponibili alle comunità, e qui sono intervenuti medici e infermieri dell'arma provenienti da tutta Italia per fornire questo supporto.